sta registrando. Non lo sapevo. Vabbè, tutto sta registrando, allora vediamo di inventarci qualcosina, credete? Quindi, proprio YouTube, io sono Indy e benvenuti in questo piccolo vlog per raccontarvi alcune piccole notizie sopra il mio canale. Allora, ci sono tante notizie che devo raccontare, troppe. Voglio farvi già la lista qui così, così non vi perdete. Non so quanto durerà questo video qua, però speriamo duri anche poco. Quindi, iniziamo con la prima cosa. Finalmente, dopo circa 10 mesi tra scrittura, correzione e impaginazione, tutto quanto, finalmente ho finito il mio libro. The end, fine. Qualche piccola correzione dovrò farla, un'ultima piccola correzione, ma quello durerà pochissimo. Ma per il resto abbiamo finito. Fine, the end. Però manca solo una piccolissima cosa. Ed è la copertina. Niente copertina e non posso ancora pubblicarlo. Però se avessi avuto la copertina l'avrei pubblicato proprio oggi stesso. Però sapete com'è. Perciò pazientate ancora un pochettino. Come avevo promesso, ottobre era il mese in cui finiva il mio libro, però non ho promesso che veniva pubblicato ad ottobre. Quindi pazientate ancora un pochettino. Per il prossimo mese, forse 10, 15, 20 giorni, ma forse anche meno, speriamo, riuscirò a pubblicare finalmente il libro Indy the Wolf. Quindi attendiamo, speriamo, e quando uscirà vi avvertirò con un bellissimo video, così da pubblicizzarlo tanto e eccetera. Romperò anche le palle a qualche altro youtuber, così da poter pubblicizzarlo ancora di più e poterlo mostrare a moltissime altre persone. Non importa se siete iscritti al mio canale, io voglio che guardiate il mio libro nel mio canale. Vabbè. Allora, avete visto un pochettino che sto riniziando a fare live. Le live nel mio canale erano una cosa morta oramai. L'avevo anche spiegato nel vlog scorso, in cui ero mezzo depresso, roba del genere. Ma in realtà, no, non ero depresso per questo motivo, ma per il fatto che il mio computer non riusciva a reggere tanto o alcuni giochi, o OBS non usciva, l'impostazione era così e cosa. Poi alla fine, dopo un po' di smanettamento, riuscire un pochettino a impostare le impostazioni, gli AMD e questo e quest'altro, su e giù, a destra e a sinistra, finalmente ritorno con le live. Perché voglio fare live? Perché, come avete visto, sto provando dopo 5 anni, provando a cambiare il mio stile di video, montando quasi perfettamente, o almeno provando a montare maggior parte dei miei video, come avete visto con venerdì 13, come avete visto con moltissimi altri video che ho fatto ultimamente. Cioè, quei video in cui vedete i non mi piace, ma quello ne riparliamo fra pochissimo. Quindi, stavo uscendo fuori, sto iniziando a fare un po' i montaggi per bene con alcuni video. Il mio unico problema è che non sono come Isaac, non sono come Gabby, non sono come Lion, non sono come Redbox. Ci impiego un po' a montare i video, quindi voglio tentare di portarvi più contenuti possibili. Quindi ho deciso di fare i giochi multiplayer insieme agli amici, insieme tipo PlayerUnknown Battleground, Rainbow Six Siege e moltissimi altri giochi, li proverò a portare in video in multiplayer, mentre i giochi single player come Evil Within, Wolfenstein New Order e New Colossus li porterò in live. Perché? Perché quelli non vanno tanto tagliati, e quindi perché è tutto su storia, è tutto quanto storia, quindi non bisogna tagliare, non ci sono tantissime parti divertenti, cioè sono parti importanti per la storia, parti di qua, parti di là, e quindi tanto vale farci una live e fine. Tanto almeno le live ti dureranno 4 ore, in 4 ore o in 2 video, 4, no, 2 o 3 live magari riesco a completare quella serie in single player. Però in multiplayer arriveranno moltissimi video, spero. Tanto ora che ho finito finalmente il libro, ho anche tempo per poter finalmente pubblicizzare e fare qualche video in più. Forse. Perciò attendete un pochettino e adesso vi do anche gli orari di quando inizieranno le mie live. Da lunedì, martedì, usciranno vari video montati su giochi multiplayer. Il mercoledì continuerà la serie, cioè domani, forse domani sera circa, o domani pomeriggio verso le 16:30, continuerà Wolfenstein The New Order. Venerdì continuerà Wolfenstein The New Colossus e sabato andremo con Evil Within 2. Quindi ricordatevi queste date, lunedì o martedì video, mercoledì live,
venerdì altra live e sabato un'altra live. Forse domenica continuerò con la live su Danganronpa per chi può interessare e per chi non può interessare, vabbè. Terza cosa, allora, ho in mente di fare un progetto. Anzi, avevo in mente di fare un progetto. Siamo nel periodo di Halloween, proprio oggi è il 31/10/2017. Quindi dovrebbe essere proprio oggi il periodo di Halloween o del genere? Sì. Avevo in mente, ma da mesi, prima di Halloween, da mesi un progetto horror che nel mio canale Discord, che dopo metterò qua sotto in descrizione nel canale Discord, ho soprannominato progetto Obscuritas. Cos'è il progetto Obscuritas? È un piccolo progetto che avevo in mente di fare, di portare, per mettere un po' di sale, un po' di pepe, un po' di condimenti sopra il mio canale, così da renderlo molto più interessante e quasi originale, quasi. Qual è il mio unico problema? Non ho cameraman, non ho attrezzature, non ho moltissime cose per cui fare questo maledettissimo progetto. E finché non ho questi affari, queste tre cose importanti, non posso fare nulla. Quindi finché non avrò un paio di soldi, magari tramite YouTube, magari tramite il libro, magari troverò un lavoro, che ne so, da andare nello spazio, finché non ho un po' di soldi non potrò prendere attrezzature, e finché non ho attrezzature non posso fare il progetto Obscuritas. Quindi mi dispiace tantissimo che abbia fatto incuriosire molta gente, perché l'ho fatto incuriosire sul personaggio che ho in mente di portare in questo canale, che adesso spoiler, si chiama Mr. Black, che è un alter ego di me, cattivo, psicopatico, un killer in pratica. Però volevo portarlo, ma non riesco a portarlo, come ho detto, per via delle attrezzature, per via dei camera, per via dell'ambientazione, per via di moltissime cose. E finché non ho i soldi non posso fare nulla. Avete visto che da quando ho iniziato a fare video montati bene, da quello di Caped in poi, sta arrivando qualcuno a cui gli sto sul cazzo. Molti mi hanno detto fuori, ma non cagarlo minimamente, è quello che vuole attenzione, vuole fama, questo qua è un bimbo minchia che vuole fama e attenzione. Io sto dando attenzione, perché a me non importa di non mi piace, a me non importa un cazzo, cioè io vedo quei 341 mi piace uno solo. Il problema è che quando arriva fuori Isaac mi guarda e fa: io non faccio video con te perché mi porti non mi piace da quel parte di quel bimbo minchia del cazzo. In realtà scherza, però, ok, in realtà scherza. Però la cosa che mi incuriosisce non è il chi mi sta inviando i non mi piace, ma il perché. Io ho provato a fare il gentile con chiunque, non ho mai fatto il bastardo, a parte con qualche persona che rompeva le palle nei server di Discord di Gabby e bestemmiava e quindi lo bannavo automaticamente. Ma perché sono moderatore di quel posto lì? Se non ero moderatore non me ne fregavo un cavolo. Però io ho provato a fare il gentile con chiunque, ho provato a fare... come si dice, gentile con chiunque. Il problema è che sapere che ho qualcuno che si mette lì a sperdere tempo, pagare magari dei bot, pagare la sua, non lo so, pagare la, usare la sua paghetta dei genitori contro di me, è una brutta cosa. Cioè, ragazzino mio, se vuoi mettere un mi piace a questo video, fallo pure tranquillamente. A me non me ne frega se vuoi spendere 50 euro per i bot oppure crearti 500 account perché, ti avrà ucciso qualcuno. Però l'unica cosa che mi interessa è il perché. Scrivi qua sotto il perché. Non mi interessa nessuno. Allora, io prometto, io non mi incazzerò con te e dirò fuori agli altri miei iscritti di non incazzarsi. Però io voglio un perché. Un perché. Se hai coraggio, perché non so se sei un bimbo minchia col cervello. Voglio un perché. Se mi dici il perché non ti prenderò più per il culo, sennò ti prenderò per il culo in live, in video, in qualsiasi cosa. Mi divertirò un casino, te lo giuro. Però se anche non me ne è perché, poi se arriva, non me ne frega. Fine della storia. Vieni. Sto organizzando con Isaac e altre persone una piccola serie su un gioco strano, che non sono riuscito mai a portare, ma che volevo portare, ed è abbastanza, non dico noioso, però è un survival intensivo, proprio professionista, non si capisce un cavolo in pratica. Però volevamo provare a portare una serie roleplay, come ha fatto Isaac su questo video qua così, di Contagion, insieme a Isaac, Tag e me. Mi ho provato a fare un po' di roleplay e ci ha anche divertito moltissimo, solo che poi non siamo usciti a farne perché Tag non c'è più ormai, è scomparso, e Isaac non mai ha detto più nulla, quindi se Isaac iniziava a fare Contagion, continuo con Contagion.
Però per il resto vogliamo fare una piccola serie sopra Project Zomboid. Un giochino survival poco cagato ma molto divertente, che ci porterà via tante ore di gioco, tante ore. E volevamo farci una serie molto stile Walking Dead, e quindi prossimamente arriverà. Non so quando, ma prossimamente arriverà, ve lo prometto. E quindi abbiamo finito con così, con quelle piccole news che interessano il mio canale, interessano forse anche a voi, se mi seguite. Bene, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata sopra mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Bye!